Terremoto in centro Italia, si guarda al futuro, Don Andrea la regina spiega i prossimi passi verso la normalità. Teggiano, vignette satiriche sul terremoto da Charlie Hebdo, post pro ISIS dall'assessore Chirico. Cambio di organigramma al centro sportivo meridionale, Pessolano, no alle indennità. Teggiano, Don Antonio Calandria è l'ordinato sacerdote, ieri la cerimonia, oggi la prima messa. Sport, calcio a 5, Claravì KO alla prima, calcio, Valdiano affondato. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Uno TV. Nei giorni scorsi ci sono stati i funerali delle vittime del terribile terremoto che ha distrutto il centro Italia. Si può quindi definire chiuso un capitolo buio e profondamente doloroso. Ora però, anche se con dolore, bisogna dare inizio alla fase successiva che dovrà riportare le popolazioni colpite dal sisma a riappropriarsi della propria vita e a riacquistare quindi la normalità. Abbiamo intervistato Don Andrea la regina, responsabile per le emergenze della Caritas nazionale e presente sul luogo del terremoto, che spiega quali saranno i prossimi impegni e passaggi a sostegno delle persone colpite dal sisma, sottolineando come in questo momento la paura maggiore è quella di essere lasciate sole. In tenda in quella zona non si può stare molto, quindi bisogna dare la possibilità di essere accolti negli alberghi. E lì è importante anche la nostra presenza perché è un lavoro umano di prossimità. Successivamente, dopo i mesi trascorsi in albergo, c'è bisogno delle casette che, secondo le notizie da parte anche del commissario straordinario, entro 7 mesi potrebbero essere pronte, anche perché le casette non sono un numero sterminato come potevano essere i 60.000 sfollati dell'Aquila. Però l'importanza, partendo dalla identità culturale di quelle zone, capire come fare per fare in modo che quelle famiglie, gli anziani ma anche le coppie giovani rimangano sul territorio, perché la tentazione sarebbe di allontanarsi. Quindi la ricostruzione socio-economica è il passaggio successivo, perché costruire dei bei chalet senza rendere possibile il lavoro in loco con delle iniziative mirate, e questo può essere fatto sia con contributi che vengono dallo Stato ma anche con l'imprenditorialità delle persone del posto, come è anche importante far partire il lavoro anche per scuole anche temporanee. Perché? Perché i ragazzi hanno bisogno di iniziare la scuola da subito, perché questo è un segno psicologico forte di speranza, come anche e impegnarsi a togliere le macerie. Cioè, queste persone, io l'ho sperimentato incontrandole, hanno bisogno di raccontare, hanno bisogno di descrivere la loro vita prima del terremoto, e poi hanno bisogno però di essere ricostruiti, devono riconciliarsi con il loro territorio, devono sentire che quello che è accaduto certamente è un dramma, ma anche dai drammi più grandi c'è la possibilità di riprendere la vita. Non sono piaciute a nessuno le vignette satiriche della rivista francese Charlie Hebdo contro l'Italia e l'italianità a proposito del recente terremoto. Le vignette hanno provocato quindi sdegno in tutto il paese. A Teggiano però un assessore comunale ha pensato di pubblicare su un post sul profilo Twitter, giustificando in modo non proprio velato l'attentato del 7 gennaio 2015 alla redazione di Charlie Hebdo, rivendicato poi dall'ISIS. Così come è accaduto per le vignette, anche il post dell'assessore all'istruzione del comune di Teggiano ha provocato sdegno e polemiche, tanto che lo stesso assessore in quota PD ha dovuto cancellare il post incriminato e chiedere scusa attraverso Facebook. Ancora una volta una nota postata su un social network provoca polemiche e malumori. Protagonista della maldestra vicenda, l'assessore comunale di Teggiano Maddalena Chirico, indignata per le vignette, certamente poco edificanti, pubblicate dalla rivista satirica francese Charlie Hebdo. Vignette che hanno sicuramente lasciato tutti basiti per l'irriverenza mostrata nei confronti di un popolo colpito dal dolore e dalla tragedia di una calamità naturale distruttiva come il terremoto del centro Italia. Non
tanto però ad aver ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sulla tragedia, che non ha nulla a che fare con la calamità naturale, della strage di Charlie Hebdo, che il 7 gennaio 2015, per mano di terroristi islamici, provocò la morte di 12 persone, 10 vignettisti della testata satirica, il direttore e un poliziotto. Un attentato rivendicato poi dall'ISIS. L'assessore di Teggiano Chirico, con un impeto di disprezzo dovuto alle vignette, come ha avuto modo successivamente la stessa di spiegare, sul suo profilo social Twitter scrive: «Poi dici che l'ISIS non aveva ragione», post successivamente eliminato. Parole che hanno suscitato non poche polemiche, viste il malcelato riferimento alla strage dei giornalisti francesi, che lasciava trapelare quasi una giustificazione verso gli attentatori. Frase da molti stigmatizzata, come dal gruppo di Rinnoviamo Diano, che attraverso la sua pagina Facebook ha mostrato tutto il suo disappunto per la frase ritenuta inopportuna, soprattutto se l'autore è un rappresentante delle istituzioni. «Ci dissociamo fermamente», scrivono su Facebook, stigmatizzando la superficialità e l'inopportunità di atteggiamenti di chi, rappresentando le istituzioni, farebbe meglio a riflettere prima di rendere pubbliche idee che, per il ruolo rivestito, rischiano di coinvolgere in negativo l'intera comunità. Probabilmente, si legge ancora sul post del gruppo Rinnoviamo Diano, si tratta di una giovanile intemperanza cui il suo sindaco e gli organi del partito al quale l'assessore appartiene farebbero bene a porre in qualche modo rimedio. Il timore è che tra discorsi di insediamento del sindaco e del presidente del Consiglio interamente copiati e assessori che inneggiano all'ISIS si stia assistendo ad una deriva istituzionale su un copione da dilettanti allo sbaraglio, con performance scadenti alla faccia dei cittadini votanti. Consideriamo vergognoso, concludono ancora dal gruppo Rinnoviamo Diano, che l'assessore al turismo e all'istruzione di Teggiano, che dovrebbe avere a cuore l'integrazione, tratti in maniera così superficiale un argomento come la libertà d'espressione e tenti in qualche modo di giustificare un così terribile atto terroristico. Si scatena quindi la bufera che porta l'assessore a rimuovere il post, il cui rapido passaggio sui social è testimoniato solo dal messaggio di scuse pubblicato su Facebook, in cui Chirico spiega i sentimenti che l'hanno spinta a pubblicare quelle parole, riconoscendone l'inopportunità. «Mi assumo la piena responsabilità di aver scritto un commento del tutto sbagliato, tanto nel linguaggio che nel giudizio conseguente. Non si tratta di un intervento politico che impegna l'amministrazione comunale o il partito, ma di un sentimento personale. Mi sono sentita profondamente indignata verso le vignette che colpivano il nostro dolore. Ribadisco», si legge ancora nel post di Chirico, «con maggiore forza e convinzione l'impegno per le vittime del terremoto e anche l'assoluta condanna verso qualsiasi iniziativa o anche semplice dichiarazione dei fondamentalisti islamici dell'ISIS. Le loro azioni contro le donne in tutto il mondo, contro i civili in Occidente e contro le persone libere nel mondo arabo dimostrano semplicemente che non sono altro che criminali, privi di giustificazione politica e di motivazioni morali». Il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, in una nota stampa indirizzata al direttore dell'ASL di Salerno, Antonio Giordano, al responsabile per la sanità campana, Enrico Coscioni, al presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha chiesto un incontro urgente per avere chiarimenti circa la paventata chiusura del centro trasfusionale di Polla e per avere la possibilità di illustrare a nome di tutti i sindaci del territorio la propria proposta in materia sanitaria. E andiamo avanti. Secondo quanto riferito questa mattina dal sindaco di Auletta, Pietro Pestolano, si va verso una ridefinizione dell'organigramma del centro sportivo meridionale. Una riunione infatti sarebbe stata convocata per questa sera tra i sindaci PD e i vertici di Salerno proprio per effettuare i cambi. Una situazione che non è certo piaciuta a Pietro Pestolano e che, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, ha espresso il suo disappunto sulla vicenda, chiedendo che tutti gli amministratori siano coinvolti e che le cariche siano assegnate ai sindaci, non dovendo inoltre prevedere indennità di carica. Pestolano, riferendosi forse a qualche primo cittadino in particolare, ha annunciato che le tante attività messe in campo in sinergia con gli altri comuni rischiano di saltare se qualcuno si presterà a questo gioco. Ascoltiamolo. Stasera i vertici forse da Salerno del PD hanno convocato un incontro tra i sindaci del PD
dove dovranno formare il nuovo consiglio di amministrazione del centro sportivo. Io non solo sono sdegno, che secondo me è indecoroso. È indecoroso perché stanno andando a formare il campo della guaglia. Io ho combattuto Zambrotta, nonché presidente, perché stanno in questo momento, non voglio usare la parola abusare, ma stanno prendendo i soldi dei miei concittadini. Io voglio bene a tutti i sindaci del territorio, assolutamente tutti i sindaci del territorio, perché quanti come me in prima fila combattono per gli interessi della propria comunità. Ma prima del bene che stimo verso le loro persone e per le attività che fanno, voglio ben prima innanzitutto i miei concittadini. Non posso assolutamente permettere che i soldi dei miei concittadini vengano presi o vengano gestiti in una maniera distratta, magari per pagarsi le indennità. E quindi io sono contrariato a questa scelta, perché eventualmente vorrebbero fare una scelta del genere, devono, assolutamente devono, perché diversamente i cannoni sono mirati, sono pronti a fare la battaglia. Se vogliono assolutamente cambiare il consiglio di amministrazione, devono essere tutte persone che non devono prendere indennità. Almeno su questa base devono partire. Quindi almeno devono essere tutti i sindaci, tutti i sindaci. Io mi scuso, assolutamente mi scuso, lontanamente vorrei far parte di questo campo della guaglia. Quindi devono essere tutti i sindaci che già percepiscono un'indennità. Quindi non hanno diritto ad un'altra indennità, perché un solo centesimo preso dalla mia comunità annuncia la mia battaglia, annuncia la mia guerra. E a tutte le parti che le attività che il mio comune partecipava o partecipa in qualsiasi forma, io ho messo come primo punto il riequilibrio di bilancio. Quindi risanamento di bilancio, l'ultimo tassello dove ancora non siamo riusciti e dove ho iniziato le mie battaglie dopo qualche anno, è il centro sportivo. Però se si vuole continuare su questo senso, io non ci sto. È un avviso, lo faccio maggiormente ai miei colleghi sindaci che collaborano tutti i giorni. Se loro cattano in questo tranello, i miei si romperà tutto. Tutte le attività che noi facciamo. Quindi questo è l'avvertimento che io faccio, lo faccio con forza e con energia, forse anche con arroganza e prepotenza, ma c'è bisogno di farlo. Se vogliono fare il canto della guaglia, lo facciano pure in attenti e non spendano neanche un centesimo per l'indennità. Non è ancora ufficiale, ma indiscrezioni vedrebbero il GAL Vallo di Diano tra i 13 GAL che hanno ottenuto il riconoscimento dei PSR 2014-2020. Lavoro del gruppo, quindi il progetto presentato sembrano siano andati a buon fine. Manca l'ufficialità, ma per il Vallo di Diano si prospetta quindi un periodo di lavoro importante e attento al fine di riuscire a raggiungere lo sviluppo sperato e puntare all'arresto dell'abbandono del territorio. Infatti, i fondi PSR 2014-2020, insieme al riconoscimento del Vallo di Diano come area pilota delle strategie delle aree interne, porterà una pioggia di finanziamenti sul territorio che dovranno essere necessariamente ben sfruttati per puntare alla futura crescita. E andiamo avanti. Ancora reati predatori. Nel prossimo servizio vediamo quali sono i dettagli dell'attività tesa a contrastarli da parte dei carabinieri.
Continua sul territorio l'attività incessante tesa al contrasto dei reati predatori da parte dei carabinieri. I militari della stazione di Laurito, comandati dal maresciallo Francesco Benevento, hanno tratto in arresto nella serata di ieri un cittadino di origine rumena colto in flagranza di reato mentre operava un furto all'interno della proprietà di un residente del posto. Alla richiesta di aiuto di alcuni passanti, i carabinieri dunque sono intervenuti proprio nel mentre il 34enne di origine rumena cercava di portare via un motore d'avviamento e altre attrezzature. Gli operanti sono riusciti a bloccarlo traendolo in arresto per il reato di furto aggravato e l'intera refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Sapri in attesa del rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria di Vallo della Lucania. Nel comune di San Giovanni a Piro invece i militari della stazione locale guidati dal maresciallo Roberto Ricotta hanno deferito a piede libero un 28enne originario di Sapri per lo stesso reato. L'attività di indagine dei carabinieri ha consentito di dimostrare che l'uomo nel mese di luglio aveva operato il furto di un motore fuori bordo operato nei pressi di un rimessaggio di imbarcazioni. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, i militari sono riusciti a restituire l'intera refurtiva ai legittimi proprietari. E continuiamo con la cronaca. Auto in fiamme nel primo pomeriggio di ieri sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Polla. Un'autovettura con a bordo due giovani di Sala Consilina che viaggiava in direzione sud ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente dell'auto, dopo aver sentito uno strano rumore all'interno dell'abitacolo, ha notato anche del fumo che usciva dal cruscotto. Immediatamente fermatosi sulla piazzola di sosta ha avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina al comando del caposquadra esperto Luigi Morello, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina per le operazioni di soccorso e a tutela dell'incolumità degli automobilisti in transito sulla A3. Andiamo avanti. Emergono dati allarmanti da un dossier realizzato dall'associazione di volontariato Il Dado di Napoli, che ha evidenziato come sta crescendo sempre più la passione per il gioco d'azzardo, con incrementi davvero preoccupanti negli ultimi anni. A crescere soprattutto il numero di casalinghe e giovani di età inferiore ai 18 anni tra i giocatori più accaniti. Dati che ci vengono spiegati dal presidente dell'associazione, l'avvocato Riccardo Vizzino. Una delle mie prerogative è che mi chiedo se il gioco d'azzardo fa parte di una politica reale dello Stato italiano o non. Infatti l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è fondata sul lavoro. Il gioco d'azzardo invece devo dire che l'Italia è fondata sul gioco d'azzardo. Infatti le industrie creano lavoro, creano occupazione, il gioco d'azzardo crea disastri economici, separazioni, fallimenti e distruzione di famiglie, ma c'è ancora di più, le tasse non vengono pagate in Italia dalle società. E io dico che lo Stato italiano perde sul gioco d'azzardo circa 20 miliardi, perché nessuno si chiede quanti sono gli orari lavorativi persi per il gioco. Gli italiani perdono circa 70 milioni di giornate lavorative dietro al gioco d'azzardo, cioè la gente non lavora, per giocare non cerca lavoro. Allora per me dico il gioco d'azzardo è il disastro. Una delle nostre tematiche uscito fuori sul gioco è quella dell'aumento pauroso dei minori. Noi abbiamo negli ultimi anni un aumento dei minori da 700.000 a 4 milioni e un altro aumento sono degli anziani e delle casalinghe. Abbiamo circa un 56% di più delle casalinghe che giocano. Quello che stanno inguaiando gli italiani sono le lotterie istantanee e il gioco online, che non si fa niente per bloccarlo. Noi prendiamo dalla statistica, noi abbiamo scritto un dossier che stiamo mandando al Ministro della Salute, già il secondo che abbiamo già mandato, dove abbiamo fatto delle proposte serie. Togliere in modo più assoluto le lotterie istantanee, gratta e vinci, che è un contratto aleatorio, un contratto truffa. Molte persone, avvalorati anche da una pubblicità che li condiziona, giocano perché pensano che con una grattata riescono a risolvere tutti i loro problemi, ma nessuno si chiede se realmente esistono le vincite dopo un mese. E dalla nostra statistica sappiamo bene che dopo un mese, due mesi, la stessa lotteria non ha le stesse possibilità di vincita e nessuno lo dice. Allora molte volte gli anziani, le casalinghe e i minori comprano dei gratta e vinci dove non esiste più la vincita. Oggi abbiamo parlato anche col vescovo di Teggiani, il quale ha dato anche un suo sforzo, lui ci sta implorando di fare qualche cosa contro il gioco. Ci stiamo interessando anche dell'usura sul gioco d'azzardo, oggi abbiamo parlato con la regina, che è membro dell'antiusura, abbiamo fatto un bel discorso insieme di affrontare determinate problematiche, ma vi siete mai chiesti quante famiglie sono fallite, quanti matrimoni sono falliti per il gioco? La tematica del gioco, in ogni famiglia ci sta un giocatore.
anche se non lo sappiamo, lo sappiamo in modo tardi. Ci sono rivolte parecchie persone del Vallo di Diana presso di me, persone che non hanno più una lira. Come dobbiamo fare, dicono le mogli, persone che adesso non sanno proprio come guardare in faccia i figli, non hanno la lira, non hanno niente. La manovalanza anche della delinquenza è questa. Il gioco, guarda, è un virus che ce ne accorgiamo come il cancro, è un male indolore, è un costume. E la malattia si può curare, il costume no. Perché una dipendenza che diventa, da un costume che diventa malattia, una dipendenza di questo genere non coinvolge solo una persona, coinvolge famiglie, amici. Quando vedi i giocatori, prima si fa i debiti con la famiglia, poi con gli amici, poi con le banche e poi con gli usurai. A quel punto è una catena che è difficile spezzare. Sabato scorso il Comitato per la riattivazione della Sicignano Lago Negro ha incontrato il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola per presentargli una proposta. Vediamo di cosa si tratta. Una delegazione del Comitato per la riattivazione della Sicignano Lago Negro ha incontrato sabato mattina a Salerno il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola per formulare una proposta, vale a dire l'immediata apertura del tratto di circa 25 km Sicignano-Polla, senza aspettare l'installazione del sistema di controllo marciatreno. Il servizio dovrebbe essere a spola con un solo treno che circola lungo la tratta facendo avanti e indietro e senza fermate intermedie, il che permetterebbe di collegare il Vallo di Diano a Salerno quotidianamente. Le corse dovrebbe essere in coincidenza con uno scarto minimo di 10 minuti con i Frecciargento della relazione Taranto-Fiumicino Aeroporto e dei treni regionali della Potenza Salerno pagati dalla Regione Basilicata, i quali dovrebbero fare tappa a Sicignano degli Alburni. La proposta avanzata in realtà non è nuova, ne parlò la prima volta nel 2013 l'allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Mauro Moretti, riprendendo il modello della ferrovia Fidenza-Salso Maggiore Terme. Il vicepresidente della regione sembra aver manifestato interesse e ha promesso al termine dell'incontro che chiederà a Rete Ferroviaria Italiana un preventivo di spesa per la riapertura della tratta. All'incontro hanno presenziato anche il sindaco di Sicignano degli Alburni, Ernesto Millerosa, e il sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Entrambi si sono detti favorevoli alla proposta e all'azione concreta per riportare il treno nel Vallo di Diano. L'appello che il Comitato rivolge alla Regione è quello di spendere le risorse disponibili per il treno piuttosto che investire ancora su strade in controtendenza con la politica europea. In queste settimane il professor Nicola Femminella è impegnato nella stesura del suo ultimo lavoro letterario, un lavoro destinato a passare alla storia e che sarà di grande interesse culturale, visto anche l'argomento scelto. Infatti il professore ha deciso di trasferire ai posteri la storia e la cultura del territorio attraverso la conoscenza delle innumerevoli chiese presenti. Chiese di grande valore non soltanto per la loro storica presenza nei diversi comuni, ma anche per le grandi opere in esse custodite. Tra le diverse chiese visitate e inserite nel libro, in fase di realizzazione, anche la chiesa Madre di Sacco dedicata a San Silvestro. Ai microfoni di Pietro Cusati, il professor Femminella spiega il luogo sacro e le opere in esso custodite. Qui siamo nella diocesi di Vallo della Lucania, è dedicata a San Silvestro, che è il padrone del paese, ed è una chiesa che presenta un aspetto basilicale, è a tre navate, il patrimonio di dipinti, di statue, qui è notevole, è pregevole. Ci sono dei dipinti di palmieri, ecco, nell'abside, l'incoronazione della Vergine, che è un quadro straordinario. Mentre nella navata destra, nella cappella di fondo, abbiamo il dipinto di Consul Magno con la Madonna del Rosario, San Domenico e Santa Caterina del Siena e con i misteri. Anche quella è un'opera pittorica di notevole pregio. Certo, molti si chiedono come mai un paesetto così piccolo... Vogliamo dire l'epoca? Sì, è molto antica, perché è già nel 400, però ha avuto rifacimenti importanti nel corso dei secoli. 700, come puoi vedere, poi si è arricchito di tutto questo abbellimento barocco che l'ha resa ancora più avvenente, più suadente, insomma, perché è un luogo che piace, è un luogo che incanta, perché c'è anche un'atmosfera abbastanza suggestiva.
Dicevo, molti si chiedono come mai in un paesetto così piccolo gli abitanti sono in diminuzione, saranno un 300 attualmente, avesse concepito un edificio religioso di così vaste proporzioni. E quindi nel passato Sacco, come tutti i paesi poi che si dispiegano ai piedi degli Alburni, faceva parte di un territorio che era, come dire, era nei desideri di diverse famiglie nobiliari, anche napoletane. Da questa ricchezza, da questo potere delle famiglie nobiliari nasce un edificio del genere, naturalmente con il concorso della popolazione, no? Che veniva utilizzato e la quale volentieri prestava la propria opera per l'elevazione così degli edifici che dedicavano ai santi così da loro venerati. La Banca Montepruno continua il suo impegno a favore delle imprese, soprattutto giovani del territorio su cui opera. In vista del prossimo festival Heroes Co-Innovation, l'istituto di credito diretto da Michele Albanese garantirà sostegno per le spese di partecipazione a 3 start-up lucane. L'innovazione resta la base di una crescente competitività imprenditoriale. La Banca Montepruno da sempre è attenta a tutte le iniziative che possono anche solo stimolare verso l'innovazione e la crescita. Ma l'istituto di credito diretto da Michele Albanese è anche vicino alle giovani imprese, soprattutto se tali attività imprenditoriali nascono sotto la spinta di nuove idee concorrenziali. Da sempre vicino agli imprenditori del Vallo di Diano e dell'area degli Alburni, oltre che parte del Cilento, la Banca Montepruno, che da alcuni anni è presente non soltanto nella parte sud della provincia salernitana ma anche nella vicina regione Basilicata, guarda con interesse alle iniziative che possono apportare crescita e sviluppo anche alle imprese lucane. Per questo motivo ha deciso di sostenere l'iniziativa promossa dal Comitato Locale di Potenza, che organizza nei giorni dal 21 al 23 settembre il Festival Heroes Co-Innovation, il più grande festival del sud Italia dedicato all'innovazione, al futuro e allo sviluppo delle imprese. Attraverso il Comitato Consultivo Locale di Potenza, presieduto da Luciana De Fino, quindi, si intensifica l'azione di vicinanza e supporto nei confronti delle start-up lucane da parte della Banca Montepruno. Si tratta di una delle prime azioni intraprese dall'organo consultivo dell'Istituto di Credito, il quale osserva con grande attenzione e partecipazione le dinamiche che interessano le nuove idee imprenditoriali innovative. All'interno dell'Heroes Co-Innovation Festival Maratea, l'Istituto di Credito si farà carico di sostenere le spese di partecipazione di 3 start-up lucane. L'Heroes Prize Competition ha selezionato 50 tra le oltre 130 idee di imprese e start-up arrivate al comitato organizzativo da tutta Italia. Di queste 10 sono dell'area potentina e sono quelle selezionate per la call della Banca Montepruno, che a seguito valutazione di questo gruppo garantirà la copertura dei costi di iscrizione per un membro dei 3 team, premiando le 3 iniziative che si distingueranno per innovazione e sviluppo del territorio. L'obiettivo di questo intervento della Banca Montepruno, attraverso l'azione del Comitato Consultivo Locale di Potenza, è dimostrare fiducia nei confronti delle start-up lucane, dando loro un supporto che possa incentivarli a credere ancora di più nel loro progetto di impresa. I pitch per sottoporre le proposte innovative dovranno essere inviate all'attenzione della segreteria della Banca Montepruno entro il prossimo 8 settembre. Bentornati in studio. Ieri sera presso la cattedrale di Teggiano il vescovo Monsignor Antonio De Luca ha ufficiato la cerimonia di consacrazione all'ordine sacerdotale per il 32enne di Sassano Antonio Calandriello, che dopo gli studi liceali e la laurea in legge ha scelto la via del sacerdozio. Dopo la Santa Messa e la cerimonia a cui erano presenti i parroci della diocesi di Teggiano Policastro e il sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino, una grande festa presso il seminario. Oggi ancora giornata di emozioni per Don Antonio Calandriello, che celebra la sua prima messa presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, che frequentava da piccolissimo come chierichetto insieme a Don Agnello Fiasco al servizio di Don Andrea la Regina. Abbiamo ascoltato le parole di Don Antonio Calandriello dopo la cerimonia di ordinazione. Ascoltiamolo. Certo, lungo, perché appunto poi il Signore quando chiama
appunto ha un progetto particolare, come si dice appunto i progetti di Dio, i tempi di Dio non sono come i nostri progetti, i nostri tempi. E allora quindi uno poi si mette in ascolto di Dio, cerca di capire quello che Dio vuole e le cose poi Dio le realizza nel tempo, e quindi oggi ha realizzato questo e sicuramente poi nel tempo realizzerà anche altro. Diciamo che dopo il liceo ho fatto un po' quello che fanno tutti i ragazzi, cioè mi sono iscritto all'università, per carità è stata una bellissima esperienza, però appunto durante l'esperienza universitaria mi sono interrogato e ho capito che forse il Signore voleva altro, mi sono messo in ascolto ed effettivamente poi con l'ingresso in seminario, quindi anche con il tempo della formazione, gli anni della formazione in seminario, tu capisci che effettivamente è quello che il Signore vuole da te, perché è quello che ti fa essere veramente te stesso ed è quello che in fondo ti fa essere felice. Uno ce la mette tutto, la buona volontà ci sta, poi ce la mettiamo tutto, ma dobbiamo appunto tenere presente che quello che agisce è Dio, perché noi siamo solo strumenti inutili. Cosa dire? Dire che appunto oggigiorno, tu prima dicevi appunto quelle che sono le difficoltà del tempo odierno, i momenti di crisi, quello che vive la nostra società, però Dio è presente, cioè se Dio oggi mi ha chiamato, io ho dato la vita per il Signore, significa che Dio è presente e ancora guida la storia, ma questo a livello appunto locale, a livello più esteso, a livello internazionale. Vedete, anche il fatto che appunto ci siano giovani che si avvicinano al sacerdozio oppure alla vita consacrata, ma ci siano giovani anche laici che facciano scelte importanti, anche la scelta del matrimonio, la scelta della famiglia oggi, queste sono scelte importanti che fanno capire che Dio è presente, Dio è vicino e comunque continua a guidare la storia. L'associazione Settembre al Borgo invita ad assaggiare il vero e unico raviolo sassanese insieme ad altri piatti tipici, tra cui le lumache preparate in vari modi. Il 9, il 10 e l'11 settembre la manifestazione si svolgerà nel centro storico. La prima serata vedrà protagonista la musica neomelodica di Totino Melillo, che allieterà le vie cittadine. Il 10 e l'11 poi saranno vari artisti di strada ad esibirsi con le proprie performance. Ogni sera poi ci saranno giochi, divertimento e sorprese per i bambini. Andiamo avanti con la Camerota Live, che si è tenuta sabato scorso 3 settembre ed è giunta alla sua quinta edizione, valevole quale decima e ultima tappa del circuito podistico Cilento di Corsa 2016. La Camerota Live 2016, organizzata da Carlo Giuliani, 3C Cilento Running Academy e la SD Cilento di Corsa, si è tenuta sabato scorso e ha chiuso la terza edizione del circuito podistico Fida Lecconi Cilento di Corsa 2016, nel ricordo di Siam Larici e Sergio Fiorillo, commemorati con l'accensione di due lanterne cinesi. A Camerota la gara di 10 km è stata vinta dal marocchino El Yebli, quarto posto invece per Kamel Allag, che però si aggiudica il circuito 2016. Tra le donne, ad alzare le braccia al cielo sul porto di Marina di Camerota è stata Francesca Palomba, trionfando davanti a Faustina Bianco, la quale, giunta sfinita al traguardo, ha vinto per il secondo anno consecutivo il circuito Cilento di Corsa. Nella classifica finale a squadre di questa terza edizione invece è stata la Camaldolese a confermare il proprio dominio, vincendo sia la graduatoria di tappa che quella generale del circuito. La gara è stata preceduta dalla Camerota Live Kids e dalla passeggiata di solidarietà. Oltre a Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta, che prima della gara ha presentato il libro autobiografico Correre la mia vita, testimone all'incorsa della quinta edizione della Camerota Live è stato l'atleta siciliano Pino Pomiglia, che continua a portare in giro per l'Italia il messaggio di prevenzione della Lega Italiana per la lotta ai tumori. L'evento si è concluso sul porto di Marina di Camerota con la premiazione a cui ha partecipato il presidente della FIDAL Campania, Sandro Del Naia, il sindaco di Camerota Antonio Romano e una giovane bellezza del posto che ha impersonato la ninfa Camaraton. È stato battuto pesantemente il Futsal Claravine nella prima uscita stagionale. Contro il Real San Giuseppe in Coppa è stata quindi sconfitta la squadra del presidente Vincenzo Spinelli. Inizia malissimo l'avventura del Futsal Claravine nella Coppa Italia di Serie C1. La squadra del presidente Spinelli perde 10-1 in casa per mano del Real San Giuseppe. Una partita a senso unico, come evidenzia il risultato, con i genoveni costretti a raccogliere i cocci di una sconfitta e cercare di trarre solo indicazioni positive da un debutto che più amaro non si poteva. Di fronte c'era una corazzata costruita per vincere il torneo e gioco forza. Il Futsal Claravine, vuoi per il ritardo di preparazione fisica, vuoi per un'alchimia
chimica tra tutti i componenti della rosa non ancora affinata al massimo, visti i pochi allenamenti, è stata costretta a soccombere. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, questa sconfitta può rappresentare uno stimolo a migliorare e crescere in questa settimana che porterà al debutto in campionato in programma sabato pomeriggio contro gli Stregoni Soccer 5. In quella circostanza si inizia a fare sul serio. Il Palazzingaro dovrà trasformarsi in un fortino perché per disputare un campionato tranquillo serve fare punti tra le mura amiche e per raggiungere una comoda salvezza bisogna cominciare a farli già da subito. Tornando alla partita di Coppa, la società attraverso il proprio profilo ufficiale ha voluto tributare un grande applauso alla cornice di pubblico valdianese che come sempre si è distinta per passione ed educazione. E sconfitta anche al debutto in Coppa Italia per il Valdiano. In casa del Calpazio decide una doppietta di Carbonaro che rende inutile il gol del pari momentaneo di Sant'Onocito. Termina 2-1 la prima gara stagionale del Valdiano che al Valdano di Capaccio esce sconfitta già con un piede fuori dalla Coppa Italia di eccellenza e promozione. La formazione allenata da mister Cristian Manfredini parte bene al 16° con Sant'Onocito, trova il gol del vantaggio con l'ex Bolitana che ribatte in rete la corta respinta di Mazza. La reazione dei padroni di casa è veemente ed è affidata tutta all'estro di Arturo Carbonaro, il quale in 15 minuti trova due gol che ribaltano partita e punteggio. Al 21° l'ex Turris di testa capitalizza al meglio un cross proveniente dalla destra e batte Laurino. 12 minuti più tardi, al 33° si trova tu per tu con l'estremo difensore valdianese e non sbaglia. Nella ripresa il risultato resta invariato. Una sconfitta che mette in difficoltà il cammino del Valdiano in Coppa. Al Calpazio, infatti, mercoledì in casa del Bulcino Volcei, basterà un pareggio per avere la quasi certezza del passaggio del turno, che sarebbe matematica, in caso di vittoria. Il Valdiano dal canto suo invece deve sperare in una sconfitta del Calpazio di misura e ottenere poi nell'ultimo turno una larga vittoria contro il Volcei. A prescindere dal destino di Coppa in casa Valdiano l'obiettivo resta il campionato e il recupero di Spinelli, il quale da come evidenziato in questa prima parte della pre-season è il ragazzo che è di maggiore qualità e fantasia in grado di poter far girare le sorti di una gara. Ora prossimo appuntamento per i ragazzi di Manfredini e domenica prossima in casa contro il Nola per il debutto in campionato. E con questo servizio si chiude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di giornata.